Disperati perché è un'impresa quasi da disperati, cioè nel senso che il partito sta probabilmente, difficilmente il partito ha avuto periodi così bassi, no? Soprattutto negli ultimi 20 anni. E poi diciamo sono disperati perché veramente richiede un grandissimo lavoro, però io lo dico in senso ammirativo, no? Perché se quando le cose vanno male ci sono ben 4 persone che non importa cosa stanno lì a sollevare il mondo, secondo me, e poi sono le persone che fanno l'impresa, no? Secondo me è tutta aperta questa, non è garantito niente a nessuno. E il fatto che siano in 4, tra l'altro, anche per chi vuole fare cose medie matematiche, imbroglia tutta la lista dei risultati. Quindi io non andrei per il 2-2, insomma. Poi intanto sono un uomo e una donna, non una donna, non è male come 50%, no? Io penso che comunque questo sarà un congresso di transizione e non credo, siccome la situazione è molto fragile, è un passaggio molto incerto, io penso che questi 4 non andranno alla gola l'uno dagli altri e penso che comunque sarà giusto perché tutti questi 4, come è successo nel passato, avranno ciascuno un ruolo perché non c'è molta classe dirigente, è una zona di transizione invece, cioè io penso che questa sia la storia vera del PD. Tra l'altro vi segnalo che ogni corrente all'interno del PD si sta organizzando in una sorta di contenitore. Secondo me alla fine noi potremmo avere una situazione in cui le correnti si riuniscono in contenitori fluidi e quindi che si arrivi anche a una formula diversa per il PD, sono una sorta di campo largo interno, no?